parla con me, può sempre parlare. Benvenuti alla Gradinata Sport. Allora, ovviamente ringraziamo tutti coloro che ci stanno seguendo su Facebook, sono davvero tanti tanti e stanno aumentando sempre di più, e vi ringraziamo di cuore per le condivisioni, per i mi piace. Un applauso va a tutti quanti voi, bravi! Tanto ringraziamo il Centro Sportivo Bonari in via Ravenna Cagliari che ci ospita in questa bellissima location. Roberto, come vedete, sta allestendo la scenografia, vedete? Abbiamo il nostro Diego che fra un po' ci dirà le statistiche e Lorena che saluta già a prim'ora. Bene, cari amici, Valerio, il segretario, Gavino, Carlo, Marco, salutiamo tutti, Franco, che c'hai tu? Che stai facendo, Franco? Per un attimo pensavo che stai chiedendo una questa, invece c'è la puntina. Sto aiutando a... Ma lui ti aiuta tenendo la puntina in mano? Lasciate che la puntina in mano. Franco, 83 anni, vero? 83 anni, un applauso. Hai capito, Marco? 83 anni, hai capito? Portati alla grande. Allora, cari amici, parleremo appunto di queste due partite. Indubbiamente io sono d'accordo quando si dice che il Cagliari purtroppo perde a Roma, ma sicuramente perde a testa alta, perché poi parleremo anche di questa storia di questi rigori, ma tanto su questo non ci potremo tornare più, perché ormai quello è il regolamento e non c'è niente da fare. Semmai l'unica cosa che si può fare è fare un allenamento ulteriore e mettere i giocatori così, perché le altre squadre lo fanno questo allenamento, sicuramente lo fa anche il Cagliari, però molti difensori, se voi guardate nei cross, nei tiri da fuori eccetera, mettono immediatamente, mettono tutte le mani dietro, sono fatti istintivi e non ci possiamo fare niente. Però una cosa è certa, e qua mi tolgo uno sfizio mio personale, io avevo detto tempo fa, caro Marco, avevo detto lasciate lavorare Mazzarri, perché Mazzarri plasmerà la squadra proprio come vuole lui e col carattere che ha lui. E noi, vi devo dire la verità, parleremo inizialmente della bellissima partita vinta appunto a Cagliari e poi parleremo anche di quella sconfitta con la Roma. Però indubbiamente, amici da casa, ma che spettacolo vedere questa vittoria last minute, all'ultimo minuto, e con i tifosi, i giocatori che finalmente vanno e si lanciano fra i tifosi. Ecco, queste sono le immagini belle che io avevo già preannunciato, meno male che sono registrate le puntate. Avevo detto, vi ricordo che Mazzarri è uno che fa combattere la squadra fino all'ultimo secondo, ha vinto tante partite Mazzarri all'ultimo secondo, eh. Non è, per me non è una novità, conosco il carattere dell'allenatore e comunque si vede finalmente una squadra che lotta, una squadra che gioca, ragazzi, perché io ho visto un bel gioco, e facciamoglielo un applauso, perché quando ci vuole, ci vuole. 90 minuti di aggressività, e vi ricordate quando io dicevo adesso chiamiamo Sergio De Muro, adesso chiamiamo Sergio De Muro che sta tornando da Roma, 90 minuti di aggressività, vi ricordate quando dicevamo, Robby, che era quasi impossibile avere una squadra che combattesse per 90 minuti? Bene, il Cagliari sta correndo per 90 minuti e questa è una bella notizia, senza quattro titolari, tanta roba, eh? Adesso chiamiamo Sergio De Muro, inviato di Tutto Sport, vediamo un po' se riusciamo, che lui si sta imbarcando. Devo togliere questa, che se no, vediamo un attimo. Allora, stiamo aspettando che Sergio si sta imbarcando. Eccolo. Pronto? Pronto, Sergio? Eccomi. Vuoi parlare, sì? Ok, allora, Sergio De Muro, inviato di Tutto Sport, a Roma, si sta imbarcando per tornare nella bella Sardegna. Raccontaci questa bella avventura, però prima di raccontarci ovviamente di questa sconfitta amara, se vogliamo, perché Cagliari secondo me non meritava, l'hanno detto tutti, facciamo un passo indietro, raccontaci prima il bellissimo match contro il Bologna e poi ci potrai dire quello che hai visto appunto ieri. Beh, contro il Bologna si è vista una squadra che finalmente ha reagito dopo tante vicissitudini,
si è visto quello che si deve vedere in una squadra che deve lottare per retrocedere, quindi tanti che non hanno tirato dietro la gamba, e soprattutto c'è stata la variabile impazzita di Gaston Pereiro, che ha consentito a Favoletti prima di pareggiare, poi lo stesso Gaston Pereiro ha segnato il gol della vittoria, diciamo la verità, con la collaborazione di Skorupski, perché non ha coperto il suo paro. Per quanto riguarda invece il discorso attraversato la gara di ieri, devo dire la verità, sono d'accordo con te, adesso non so che cosa avete detto. Abbiamo appena iniziato. Sì, sicuramente un buon caldo, che teniamo conto dei quattro positivi più il quinto Oliva, che in Uruguay che non riesce a rientrare proprio perché è positivo, quindi poi i giocatori sono risultati positivi, quei giocatori che stavano comunque giocando, disputando un campionato di livello, parlo di Bellanova, parlo dello Bellanova. Che sono giocatori che ultimamente stanno giocando su ottimi livelli, quindi ecco, il Cagliari, ecco, mi ha stupito soprattutto per quello, perché ha tenuto botta la Roma. Intendiamoci, la Roma io me l'aspettavo veramente più forte, ci sono certi giocatori nella Roma che appunto pensavo facessero la differenza, invece sono riusciti a essere tamponati dai giocatori del Cagliari. Il Cagliari ha giocato bene, ha tenuto alta la difesa, ha tenuto il centrocampo, ha filtrato bene ieri, ha giocato praticamente con un 3-5-1-2 diciamo che siamo soddisfatti. Sì, e quindi Baldassarri può giocare tranquillamente anche con quello schema. Chiedo scusa, probabilmente ho sbagliato, 3-5-2, non 1-2. Sì, 3-5-2, sì. Sì, e quindi dando fiducia a Gaston Pereiro, che certo. Ma chi riusciamo a mettere in campo per la prossima? Perché ormai non si capisce più niente qua. Vabbè, per la prossima bisogna vedere quanto ci saranno i tamponi che chiaramente le squadre di Serie A sono obbligate a fare durante la settimana. Vediamo se qualcuno di quelli positivi si sarà negativizzato, però sicuramente non ci sarà Pavoletti, perché era diffidato e quindi sarà squalificato, e non ci sarà neanche Carboni, che ha preso il cartellino. Va bene, allora noi ringraziamo Sergio De Muru. Aspetta, che c'è una domanda di Roberto. Ciao Sergio, buongiorno. Allora, innanzitutto sicuramente anche tu sarai mercoledì allo stadio, perché bisogna onorare anche la partita di Coppa Italia col Sassuolo alle 5:30. Dunque sicuramente penso che ruoteranno molti primavera. A livello di mercato si fanno altri nomi? Perché insomma il mese di gennaio sta in via di conclusione, sta concludendo. Se si sa qualche nome da parte tua, grazie. No, ecco, il nome è di quello impronunciabile dello Young Boys, che è una squadra svizzera, però poi per il resto Capozucca io vedo che sta lavorando. Per adesso io devo dire, certo. Ma questa voce di Hernandez a Torino? Niente, Torino sta premendo, però io penso che Hernandez, a sentire il procuratore, perché anch'io l'ho sentito direttamente Betancourt, il procuratore di Hernandez, gli ho fatto una telefonata appunto dal mio giornale, e lui ha detto che è confermato per rimanere a Cagliari, a meno che non ci siano offerte milionarie da parte. Certo. Quindi sai, a quelle Giulini chiaramente non può dire di no. Per quanto riguarda invece il discorso dei difensori, bisogna dare atto a Capozucca di aver portato, e anche ieri mi è piaciuto Goldaniga e Lovato anche lui positivo, però ha dimostrato di essere già pronto per la Serie A, ha dimostrato contro il Bologna. Bene, grazie Sergio De Muro, buon rientro. A lunedì. Allora, in effetti, Marco, che dobbiamo dire? Che siamo decimati, cioè tutta questa Serie A è decimata. Il Cagliari adesso è andata lì con una mezza squadra, cioè poi tra l'altro abbiamo perso giocatori, Pavoletti, perdiamo Pavoletti, poi perdiamo Carboni, bisogna sperare che lo va, a meno che rientrino gli altri. Marco, però, non ho capito. Ieri ha detto la paura, che è un... noi stiamo parlando di rinforzi, però... Io parlo attualmente, quello che è arrivato e che potrebbe arrivare va bene. Marco, sei soddisfatto, anche perché vincere col Bologna era vitale, punti in due partite, ragazzi. Perdonami, lasciami invece palesare una grande amarezza, perché il Cagliari, se vai a guardare la classifica, si trova terz'ultimo. Va bene, io guardo tutto.
siccome si accorciano le stagioni della salvezza, le altre due squadre che precedono il Cagliari hanno guadagnato qualche punto, il Venezia ha guadagnato qualche punto. Io pensavo, dopo le belle prestazioni contro la Sampdoria, contro il Bologna, ma stiamo andando a giocare a Roma, senza quattro titolari. Sì, ma amico caro, il Cagliari non deve guardare in faccia, ma il Cagliari, caro Gennaro, non deve guardare in faccia a nessuno se vuole salvarsi. Ma non l'ha fatto. Ma non ci sono, ma non ci sono i frutti. Sì, no, ma sì, ma io paleso una insoddisfazione, perché pensavo ieri che il Cagliari potesse ottenere un pareggio. Ah, se voi siete fatalisti, siate fatalisti. Se voi, certo, se voi vi accontentate di una buona prestazione senza dei risultati, fate quello che vuoi. Hai ragione, Roberto. Roberto dice quello che pensa. Bene, io non la penso così. Il Cagliari doveva ottenere un risultato utile. Non... Scusami Marco, io posso intervenire su questo? Ma stai dicendo una cosa scontata? Ma stai dicendo una cosa scontata? Mi pazienza. La differenza da Juventus Cagliari a Roma Cagliari. Ma non è sufficiente, ragazzi. In questa fase avrebbe dovuto inanellare un altro risultato utile, perché si accorciano, ho detto, le stagioni della salvezza. Ragazzi, non siamo nel girone d'andata, Rubi. Dobbiamo tentare di ottenere dei risultati copiosi anche in trasferte, anche con le blasonate squadre. Cioè, bisogna lottare e ottenere dei risultati. Sul rigore, basta. Hai perso, bravissimo. E allora, ma andiamo a vedere. Il rigore. Ma guarda che il Cagliari, se vai a posso parlare, abbiate pazienza, lasciatemi esplicitare il mio pensiero, anche tu, Gennaro. Allora, se andate però a vedere, ecco, le dinamiche di gioco, guarda che il Cagliari ha fatto solo due tiri in porta. Se andate a vedere, ma ha fatto due tiri in porta, se tanto ci chiede, ha fatto due tiri in porta di concreto. Allora, la regia del baricentro era nelle mani della Roma, se tanto andate a vedere. È vero che il Cagliari, se voi mi dite, rispetto alla passività del girone d'andata, c'è una reattività, c'è una maggior consapevolezza, una maggiore determinazione. Però, attenzione, in questa fase storica, sì, importante, ma non danno quella gratificazione che dovrebbero dare. Io mi auguro che questo, certo, io mi auguro che a partire dalla prossima partita, giocando con la Fiorentina, cari ragazzi, non basta solo la determinazione agonistica generale, caro Rubi, è necessario poter rendere fruttuoso le dinamiche di gioco, perché ti ho detto, se vuole salvarsi il Cagliari deve ottenere copiosi risultati onde permettere di coltivare ancora una volta la speranza della salvezza. Altrimenti buoni risultati, buone gare, belle sul piano agonistico, ma senza canestri fruttuosi probabilmente non si va lontano. Vabbè Marco, vabbè. Ma lo sport è bello perché ognuno può dire la sua. Io personalmente mi dispiace doverti dire, ho capito, però mi dispiace dover dire a te che hai detto una cosa un po' scontata, perché è normale che a me mi fa piacere se Cagliari torna col pareggio da Roma, che cosa vuol dire? Però che noi meritavamo di perdere, siamo tornati senza punti, cioè questo non lo possiamo dire al Cagliari, perché anche un mese fa noi avremmo preso, te lo dico io, 4, 5, 6 gol uno dietro l'altro. Stiamo tornando con un rigore subito, con un miracolo di questo portiere su Joao Pedro, che non sa manco lui come l'ha presa la palla. Se finiva 1-1, 0-0, ma tanto di cappello, abbiate pazienza. È Nandez, dai, è anche Nandez che si trova davanti al portiere, ma di che stiamo parlando? Allora, ringraziamo Centro Sportivo Bonaria in via Ravenna che ci ospita in questa bella sede. Ovviamente dobbiamo ringraziare gli amici che ci hanno aiutato a realizzare questo progetto. Ciao! E volevo salutare anche le persone che hanno ricevuto l'anno scorso tutte le buste della spesa che hanno dato gli operatori del Miracolo di Natale. Ringrazio anche a loro. Ciao!
Dobbiamo andare a Londra, ma è vero che Pianeta Spedizioni mi fa trovare il bagaglio direttamente in camera d'albergo? Assolutamente sì. Grazie a Pianeta Spedizioni si viaggia liberi e leggeri. Da 30 anni Pizzeria Rosanna ci delizia con le sue prelibatezze. Fritto napoletano, bruschette, pizza integrale. Servizio a domicilio e pizze da asporto. Piazza Santa Maria 1, quarto Sant'Elena. Autocarrozzeria Sandro Cirina. Verniciatura a forno, banco riscontro millimetrico, box tintometrico, piano aspirante. Zona carteggiatura, igienizzazione auto, soccorso stradale e autosostitutiva. Via Benjamin Franklin 3, Selargius. Autocarrozzeria Sandro Cirina. 20 anni di esperienza. Dove trovare il più vasto assortimento di articoli per la termoidraulica? A Quarto, da Piras e Sarriz. Uno showroom con una vasta gamma di articoli. Bombole GPL, combustibili, gas tecnici Albini, barbecue e articoli da campeggio. Effettuiamo consegne a domicilio. Termoidraulica di Piras e Sarriz. Tabaccheria Marci Giovanni. Slot, ricariche, pagamenti bollettini, lotterie istantanee, articoli fumatori. Tabaccheria Marci Giovanni, Viale Colombo 19, quarto Sant'Elena. Profumeria L'Orchidea Blu. Tutti i profumi delle grandi marche. Tutto per il tuo make-up e la cura della persona. Inoltre, tante idee regalo. Vuoi presentarti al meglio in ogni occasione? Vieni a trovarci. Siamo a Quartuccio in via Rosselli 31. Enoteca Wineria Sant'Elena. Vini, distillati e prodotti tipici sardi. A pranzo o cena vieni a degustare le nostre specialità. Inoltre idee regalo e prodotti di nicchia. Siamo a Quarto Sant'Elena in via Diaz 37. Wine is always a good idea. Ristorante Il Volo. Location elegante, ampio e versatile. Con le sue due sale, ogni sera è una festa. Menù raffinati per ogni palato. Cornice perfetta per ogni ricorrenza. Franco, Sandro e lo staff vi aspettano per servirvi al meglio. Ristorante Il Volo. Via Monte Cassino 52 Pirri. 070 523 090. Pit Stop di Mircolai. Vendita ed assistenza pneumatici auto e moto dei migliori marchi. Convergenza, equilibratura ed inversione, eseguite a regola d'arte, grazie ad una professionalità acquisita negli ultimi 40 anni. Pit Stop, riparti subito, in completa sicurezza. Bene, ringraziamo ovviamente i nostri amici che ci permettono di portare avanti questo progetto. Caro Diego, ora arriviamo proprio a te, però adesso però quando parlano gli altri voglio silenzio, perché sennò poi dopo vi lamentate. Allora, adesso sono curioso, visto che vediamo le statistiche. Sì. Vediamo le statistiche. Vai Diego. Roma Cagliari 1-0. Gol di Sergio Oliveira al 33esimo sul rigore. Solo così potevano segnare. Allora, tiri totali della Roma 15 e dal Cagliari 8. Tiri in porta 7 della Roma e 2 dal Cagliari. Ma a me le aveva ragione. Possesso palla 57% della Roma, 43% del Cagliari. Passaggi 536 della Roma, 386 del Cagliari. Precisione dei passaggi 80% della Roma, 74% del Cagliari. Falli commessi 13 della Roma, 18 del Cagliari. Ammonizioni 3 della Roma, 4 del Cagliari. Espulsioni 0. Fuorigioco 2 della Roma, 2 del Cagliari. Calci d'angolo 1 della Roma, 1 del Cagliari. Grazie per il momento. Ma scusi, io forse io non sono chiaro, ma Roberto penso che mi vuoi parlare adesso, che, perché no, io vorrei parlare adesso, poi arrivo anche da Carlo, non c'è problema. Vabbè, adesso arriviamo. Tutti abbiamo un cane che ci aspetta a casa, compreso io. Allora, possiamo tornare indietro, perché forse Marco ha capito cosa intendo io, ma ha capito anche cosa intendi tu. Ma io ho capito anche io. Però non si può di che, allora, avere diciamo festa a livello trionfalistico, come diciamo a me, nessuno lo è. Non sta dicendo generale, né quello né io e né lei, anzi parliamo la stessa lingua, quello che dice lei. Però se andiamo a vedere un mese fa che il Cagliari era il tiro a piattello della Serie A, il possesso palla, scusami, ieri della Roma era di più, cioè, no, voglio sapere, 53 arrivava a livelli, Carlo, possesso palla. Comunque per dopo 53, ecco, arrivava a livello, arrivava prima un mese fa addirittura 65 68%. Il Cagliari era una squadra di oratorio.
stiamo invece parlando di una metamorfosi. Dopo la sosta per la per la sosta del campionato, per le festività natalizie e l'anno nuovo, non si immaginava un Cagliari così. È chiaro che c'è il lavoro di Mazzarri, la mano di Mazzarri, il famoso mio sgabuzzino che non serve, la scaramazzina che doveva essere buttata. Sa scaramazzina, senza fare nomi, la stai eliminando. Non ridere perché ti faccio ridere. Io lo... Allora, Valerio, tu se fai il segretario di Roberto non devi ridere. Non devi ridere, però continua. Perché ridere? No, però ridere, ridere, continua. Non accetto più, guarda. Prego. Allora. Dai, stavi dicendo. Però fai che parliamo di calcio. Del filo perché vede una faccia di... Parliamo di calcio. Succo di Aici, questo balò su no. Non vai allora. Sul tappo il segretario. Non vai sul tappo. Ma tu hai detto che è il tuo segretario. Quello è vero, quello è vero. Allora, detto questo, allora. Però possiamo parlare, parliamo di calcio. Scusatemi un attimo. Allora, magari allora diciamo questo Gennaro che dunque stiamo parlando di una metamorfosi. Ve lo ricordate un pochettino, non voglio fare paragone con l'incredibile Hulk, no, che si trasformava quando veniva aggredito, ve lo ricordate, diventava verde, il famoso film americano. Il Cagliari quando è stato aggredito al primo tempo non è uscito fuori, è vero quello che dice lei, ma al secondo tempo si è trasformato. Ecco perché dico l'incredibile Hulk. Il Cagliari quasi sempre l'ha fatto, che col Bologna si ha una reazione. Ecco perché dico che si trasforma in Hulk. Non è un, diciamo, mostruoso come Hulk, diciamo, non è un, ancora, diciamo, un qualcosa di forza, di aggressione come poteva essere quel famoso film. Però c'è una reazione, Gennaro, c'è una reazione, perché anche nello spogliato evidentemente c'è anche sempre la voce, la mano di Mazzarri che li sprona negli spogliatoi. E si vede le... E poi anche alcuni meccanismi. Ci sono alcune verticalizzazioni, non sono tante. Mancano i terzini d'Albert, ahimè, non dimentichiamoci che è in prestito dall'Inter, dunque gliene può fregare di meno, caro Giovane, caro Gennaro, un giocatore che è venuto in prestito dall'Inter non ha nessuna motivazione, attaccamento alla maglia, perché tanto il prossimo anno Gavino tornerà alla base di Milano. Dunque è un ennesimo calciatore preso da Giulini della sua scuderia all'Inter. Dunque ha sbagliato, serve gente semplice, ho sempre detto, gente normale, gente qualsiasi, senza nomi altisonanti. Guardate ieri la partita che ha fatto Altare, un giocatore che non veniva dall'Olbia e veniva da, mi pare, dal Genoa prima, Genova, poi l'Olbia, un partitone, ma lui e il suo pupillo Cepitelli, e vedrete che quando tornerà Cepitelli, che è tutto scassato completamente, verrà ceduto, perché si parla anche di Altare in cessione, sì. Ma lui ha detto che vuole che resti a casa. Speriamo che sia, perché dopo le dimostrazioni di ieri erano in reparto, un giocatore che pesa quasi, un giocatore che pesa più di 80 kg, sì, dunque sì, lui sì. Andava a sinistra e non è un terzino. Abbiamo visto Carboni, abbiamo visto Deiola, che io posso fare solo con applauso, perché questi sardi Gennaro, l'assist di Fernando è stato di Deiola, no? grandissimo assist illuminante, io aggiungo illuminante Valerio. Dunque si vede già da questo che si sta un pochettino spogliatoio ripulendo, dopodiché Gennaro, il mercato non è granché, è per quello che ha fatto la domanda all'amico Sergio De Muru, perché fino adesso non si parlava Valerio di La Padula, non lo so, La Padula ancora 13 giorni però attenzione, perché il mese sta finendo. Di solito i colpi si fanno anche last minute. Ho capito, però siamo quasi a Carnevale. A Carnevale c'è nessuno, c'è sa maschera che viene su noi accanto. Però detto questo, adesso noi aspettiamo adesso questa settimana, perché penso che sia una settimana fondamentale, amici miei, Carlo e Gavino, perché assolutamente qui servono rinforzi, soprattutto a centrocampo. È una punta perché, come diceva, la difesa, diciamo che siamo stati accontentati. La difesa nella sua semplicità ha l'abbordamento della Roma, l'ha risparmiato dal gol. Non dimentichiamoci, senza dimenticarci, il grande Alessio Cragno, che sta tornando sui livelli, esce addirittura dalla porta. Io non mi ricordo un Alessio Cragno che ha preso anche un calcio in faccia, poverino, ieri. Ha migliorato. Posso dire una cosa, così chiudiamo, concludi adesso. Sì, perché... un Alessio Cragno che si sta rigenerando come il famoso l'uomo Cragno. Dunque sta tornando ai livelli, perché si vede che sta risanando lo spogliatoio, si sta un pochettino riappecificando per, diciamo, la causa della salvezza. Allora io dico che se voi avete visto la partita col Bologna, c'è una scena molto bella che la dice tutta per quanto riguarda lo spogliatoio, vedere Cragno che lascia la sua porta per andare ad abbracciare Mazzarri. E quello, signori, è una grande lettura,
quello vuol dire grazie per le belle cose che mi hai detto nonostante i gol che ho preso su punizione, grazie perché mi hai rimesso in porta, eccetera eccetera. Quella è un'immagine che va incorniciata, perché come dice Roberto si sta cominciando a lavorare nello spogliatoio, perché se no un portiere non si fa tutto a metà campo per andare ad abbracciare un allenatore. Io, come ho sempre detto e continuerò a dirlo, non perdiamo Mazzarri, lasciate lavorare Mazzarri e poi ne riparleremo. L'importante, su quello sono d'accordo con Marco, la speranza mia è che ci salviamo ovviamente e poi però la squadra lasciatela a Mazzarri, e allora sì che ci divertiamo con l'altro campionato, questo ve lo dico io, eh. Guardate che io quasi sempre ci azzecco, Marco lo sa, e quindi io sono sicuro che ci salviamo. Però Mazzarri lasciamolo lavorare in pace e lasciamogli la squadra, e soprattutto adesso grazie a Capo Zucca che sta facendo un lavoro eccellente, se Capo Zucca lo accontenta a centrocampo, e una punta ci vuole per forza a questo punto, la difesa l'abbiamo messa bene, manca un centrocampista e una punta per finire questo campionato in gloria. Parlo. Allora diciamo il risultato, l'andamento dell'incontro di ieri lo vedi da poche immagini. Se uno accendeva il televisore a fine partita, vedevi due allenatori, tutti e due cupi, ma uno disperato. Sai chi era? Mourinho. Bravo. Era disperato, come poi l'ha detto anche nell'intervista. Hai fatto bene a dirlo. Era una partita che dovevamo vincere bene. Prova che stessero giocando la finale di Coppa dei Campioni. Cioè, quando mancava ancora 10 minuti alla fine, Mourinho, bravo. Mourinho era disperato, come se stesse giocando una finale. Allora, io ieri, ti dico la sincerità, mi sono seduto a vedere la partita, ho detto, sperando che fosse, che ce ne facessero pochi. A fine partita, io ho detto, il risultato è quello che è. Però, caro Gennaro, io ho visto delle impressioni, una difesa che regge, una squadra che 90 minuti su 96 minuti, perché non si è fermata a niente. Sì, c'è qualcuno tipo Pereiro che non mi è piaciuto, a me è piaciuto più il Cagliari quando è entrato Nandez, perché vabbè, non puoi mettere Pereiro a sostituire Vellanova. Siamo così, Bellanova è tutta un'altra cosa, è più dinamico, però a me il Cagliari è piaciuto, a me l'impressione è ieri, cioè mi sono alzato dalla sedia a dire, oh, abbiamo perso, però, allora il problema non è tanto quanto il fatto che, perché lo sappiamo, il Cagliari sta dove sta, non per ieri e neanche per il Bologna e neanche per il cosa, sta per prima, adesso se dobbiamo, allora non è il passato che fa il campionato, è il futuro. Allora, io penso personalmente che parte la difesa che ha retto, con reggere l'attacco della Roma, con Abraham, cioè, non è da squadra e da niente. Esatto. Abbiamo retto con la difesa, abbiamo l'unica cosa, un attaccante, perché adesso Pavoletti non ci sarà. Allora, io dico, col Sassuolo, Mazzarri, pesca nella primavera, c'è Marigosi, pescalo, un attaccante, tanto... La Coppa Italia sì, va onorata, però usiamola per preparare la squadra contro la Fiorentina, perché la Fiorentina non scherza. Grazie Carlo, io su questo devo dire la verità, anche io ho una riflessione va fatta per la partita di Coppa Italia, anche se sono d'accordo con Roberto quando dice che tutto va onorato, però io devo pure pensare che ci sono altre squadre che non voglio fare nomi, che escono dalla Coppa Italia perché sono impegnati in altre diciamo, manifestazioni. Certo. Quindi la Coppa Italia è importante e va onorata, però noi siamo in un momento molto delicato e se ci perdiamo qualche giocatore per una partita di Coppa Italia, mentre noi abbiamo un obiettivo che si chiama salvezza, Mazzarri dovrà fare bene i suoi conti. Mazzarri la gioca, però sì, secondo me metti qualcuno della primavera. Non ho detto tutta la primavera, metti un attaccante della primavera. Allora, Gavino, comunque una rivoluzione calcistica c'è stata. Si vede un Cagliari che ci fa felice, ci fa contento. Innanzitutto che bisogna pensare che ieri stavamo giocando anche con mancavano titolari nel Cagliari, dunque
Io penso che se ci fossero stati i titolari magari si poteva anche come un buon pareggio, sicuramente sarebbe stato il risultato più giusto. Per quanto riguarda onorare la, diciamo, la Coppa Italia, sono pienamente d'accordo, ma quasi sicuramente la partita di Coppa Italia contro il Sassuolo saranno messi, diciamo, dei giovani, dunque quelli della primavera. E noi dobbiamo mirare più che altro ad ottenere più risultati possibili, dunque sono d'accordo con Marco che è bello vedere un Cagliari reattivo, belle prestazioni, ma è anche bello pure vedere, diciamo, il frutto del lavoro svolto in campo con dei punti, perché in Serie A si rimane solo facendo punti, dunque è inutile dire noi abbiamo fatto una bella prestazione contro la Roma, che poi contro la Roma non c'erano, anche là mancavano, diciamo, degli assetti tecnici nella Roma, dunque che discorsi sono? I discorsi sono che ieri il risultato, secondo me, migliore, quello che, diciamo, era più giusto, era un punto, un pareggio. Dunque, niente, bella prestazione del Cagliari, però come ha detto Marco, e sono d'accordo con lui e con tutti quelli che la pensano come me, che nelle belle prestazioni ci devono essere anche, diciamo, il punto che ti può dare la soddisfazione. Vabbè. Allora noi ringraziamo Centro Sportivo Bonari in Via Ravenna a Cagliari, che ci ospita in questa bella location. Ringraziamo Maurizio Ivo. E io ringrazio le persone che ci hanno realizzato, che ci hanno aiutato a realizzare questo progetto. Ciao, ciao, grazie. Devo andare a Londra, ma è vero che Pianeta Spedizioni mi fa trovare il bagaglio direttamente in camera d'albergo? Assolutamente sì. Grazie a Pianeta Spedizioni si viaggia liberi e leggeri. Da 30 anni Pizzeria Rosanna ci delizia con le sue prelibatezze. Fritto napoletano, bruschette, pizza integrale. Servizio a domicilio e pizze da asporto. Piazza Santa Maria 1, quarto Sant'Elena. Ristorante Il Volo, location elegante, ampio e versatile. Con le sue due sale, ogni sera è una festa. Menù raffinati per ogni palato, cornice perfetta per ogni ricorrenza. Franco, Sandro e lo staff vi aspettano per servirvi al meglio. Ristorante Il Volo, via Monte Cassino 52 Pirri, 070 523 090. Autocarrozzeria Sandro Cirina, verniciatura a forno, banco riscontro millimetrico, box tintometrico, piano aspirante, zona carteggiatura, igienizzazione auto, soccorso stradale e autosostitutiva. Via Benjamin Franklin 3, Selargius. Autocarrozzeria Sandro Cirina, 20 anni di esperienza. Enoteca Wineria Sant'Elena. Vini, distillati e prodotti tipici sardi. A pranzo o cena vieni a degustare le nostre specialità. Inoltre idee regalo e prodotti di nicchia. Siamo a Quarto Sant'Elena in via Diaz 37. Wine is always a good idea. Profumeria L'Orchidea Blu. Tutti i profumi delle grandi marche. Tutto per il tuo make-up e la cura della persona. Inoltre tante idee regalo. Vuoi presentarti al meglio in ogni occasione? Vieni a trovarci. Siamo a Quartuccio in via Rosselli 31. Pit Stop di Mircolai. Vendita ed assistenza pneumatici auto e moto dei migliori marchi. Convergenza, equilibratura ed inversione, eseguite a regola d'arte, grazie ad una professionalità acquisita negli ultimi 40 anni. Pit Stop, riparti subito, in completa sicurezza. Eccoci qua, siamo rientrati con la Gradinata Sport, si parla di due partite, però si parla anche di una grande partita, quella con la Roma, che insomma per pura sfortuna, questa volta possiamo dirlo, non ha portato un pareggio a casa. Io ho seguito la partita un'oretta in televisione, ho visto un grande Cagliari, non l'ho mai visto giocando così. Poi mi è piaciuto proprio il Cragno, perché il Cragno si è dato da fare, anche non so se vedeva bene. Poi voglio dire che il Cagliari, c'è l'altra partita che deve fare, assolutamente deve vincere quella partita contro la Fiorentina. Poi voglio dire che il Cagliari ieri ha giocato benissimo, non ci ho creduto come giocava, era proprio un'altra squadra. Speriamo che vada sempre così. Va bene, allora Matteo. Allora, adesso speriamo che... Vabbè, questa partita comunque l'abbiamo persa, abbiamo pazienza, recuperiamo la...
la partita prossima e speriamo che il Cagliari si rimetta subito in corsa. Così, vabbè, comunque ci sono segni buoni di miglioramento, nel senso che ne abbiamo vinto due, adesso ne abbiamo persa una, poi dobbiamo pensare anche alla Coppa, che è molto importante anche quella. Noi come tifosi ci siamo e stiamo vicini al Cagliari e speriamo che vinca, e forza Cagliari sempre. Paolo, sei contento? Stiamo parlando di due partite, non di una. Una parte, sono contento per il Cagliari di mercoledì, quando ha giocato, non martedì era, col Bologna, tutto a posto. Con la Roma abbiamo perso gloriosamente, perché se non avessimo giocato ce ne avrebbero fatto 4. Quindi tutto accettato, anche come è andata la partita, perché quando ti dice il pallone che non vuole entrare in porta, non entra. Allora, le due partite viste, insomma, la prima è stata emozionante, ma diciamo che la seconda abbiamo quasi sfiorato un pareggio che meritava, secondo me. Sì, vabbè, io veramente credevo in una vittoria del Cagliari ieri, l'ho detto già da prima dell'inizio della gara. Però diciamo che non mi sono tanto sbagliato, purtroppo abbiamo perso, sì, però il gioco del Cagliari era un gioco vincente, era una partita dove volevamo vincere a tutti i costi. Il rigore purtroppo, sono le nuove regole queste, però... Non stiamo andando male, dai, adesso ci tocca la partita con la Fiorentina e anche lì vedo una buona gara dei nostri. Poi come va, ovviamente, non possiamo neanche, spero ovviamente che vinca, però il gioco del Cagliari, come adesso, piano piano, no, sta sviluppando. Adesso sto ricredendo in Mazzarri, che io prima un pochettino non è che tanto ci credevo, ti dicevo sempre Mazzarri era meglio semplice, no, invece piano piano sto ricredendo sul mister Mazzarri, quindi penso che questo fine campionato non sarà di quelli che noi credevamo all'inizio, che finiva male. Ci godremo un bel finale di campionato. Bravo Diego, perché anch'io penso che ci godremo un bel finale di campionato, perché almeno abbiamo anche noi un obiettivo, perché sai Roberto, qua tutte le squadre hanno un obiettivo, che Coppa UEFA, Europa League, ci sono anche quelle squadre che purtroppo, fra virgolette, devono avere un obiettivo della salvezza, anche quello spinge a rendere il campionato anche più bello, anche se non vorremmo mai che si combattesse, ragazzi, solo per la salvezza. Sono d'accordo con te, ma qui si parla, dicevo Gavino prima, telecamera spenta, che non potevo spiegare, qui si parla di uno spogliatoio che era completamente in frantumi, come quando tira una candela si spacca il vetro in mille pezzi. Allora io dico un po', sono andati via, hanno spazzato via due pezzi grossi, tra l'altro Cassare è ancora a Cagliari, sta allenando, però in disparte, due senatori del calibro di Cassares e di Godin, che non c'è bisogno di presentazione. La situazione attuale, è fino a un mese fa la vedevamo tutti, l'ultima partita di una non una disfatta, di più a Torino con la Juventus, che è una Juventus, non è irresistibile, come non era irresistibile Diego neanche la Roma, però la risposta al secondo tempo, la risposta, la reazione a catena è un'altra musica, è un'altra orchestra, Gavino. Sì, ho capito il risultato. Cosa vuol dire? Ma posso dire una cosa? Scusate un attimino, ma io non ho capito una cosa. Ma voi la Juventus, quanti scudetti di fila ha vinto? Allora, 9 scudetti ha vinto. E che gioco ha espresso? È sempre gravato in difesa, allora, ad aspettare un contropiede, sì, con un allenatore che si chiama Allegri, che ha detto in un'intervista: la nostra non è una squadra adatta ad attaccare e appressare. La nostra squadra, stiamo parlando della Juventus, non la Juventus di adesso, la Juventus che ha vinto 9 scudetti. Una squadra che deve stare lì chiusa in difesa e appena può in contropiede va a fare il golazzo. Adesso che dobbiamo fare noi? Siamo a discutere, ma di cosa stiamo discutendo? Mi chiedono, scusa anche un attimino, Gavina, da giovedì a domenica questo povero, per modo di dire, Mazzarri ha perso 4 titolari, lasciamo perdere Aristi, lei sta dormendo, buonanotte, via con la Sendisi, Aristi, non togliamo male, mancava Lovato, Grassi e Belanova, tre titolarissimi, esatto. Contro la Roma, tre neoacquisti di Capozucca,
che all'improvviso questo povero allenatore ha dovuto dunque di necessità, ne ha fatto virtù per quel materiale che ci troviamo, quel povero materiale quel povero materiale di panchina che ci ritroviamo. Per me ha fatto un miracolo ieri, perché l'abbiamo perso ma a testa alta, ma anche grazie al portiere nostro, ma anche grazie al portiere loro. Dunque Mourinho, che non è onesto, lo conosciamo tutti, che non è uno che è molto arrogante e non dirà mai, ammetterà, ma nella sua cervellino, come dicevi tu, ha pregato tutte le lingue che è uscito con un 1-0, perché non c'era, se c'era un risultato era ieri quello del pareggio. Dunque per quello che si è trovato col povero Mazzarri, ripeto, da giovedì a domenica, Gavino, per me è stato un vero miracolo. Noi adesso dobbiamo, ma che fortunato Gavino, fortunato te che, ma io non ho capito di cosa stai parlando. Scusa, da mercoledì, scusami Gavino, ma cosa stai dicendo anche tu? Tutta la settimana preparato la partita per la Roma, mercoledì, giovedì gli sono mancati 4 titolari, ma di che cosa stiamo parlando? Scusa, tu adesso all'improvviso metti 4 persone e qua ti chiamo io, ma me e altri 2 all'improvviso tu non ci sono, siamo noi. Tu che guarda a me un attimino. Se io ti faccio una domanda, tu devi guardarmi in faccia. Tu chiami 4 persone a fare un programma. Chiami a me, a Diego, a me. Mancano 3. Tu che trasmissione fai? Non fai nessuna trasmissione, non puoi parlare solo tu. Che cosa togli tu? No, non è così. La musica è cambiata da mercoledì a giovedì. E dunque io penso che Mazzarri, per un altro allenatore, no, in un altro allenatore, una barcata, ma sarebbe andato in confusione. Dunque ha messo panchinari e anche alla fine ha tentato anche di vincere la partita alla fine. Dunque, per me uno. Vabbè, ma io che partita? Io non ho capito che partita hai visto e se l'hai vista. Ma tu l'hai sentita? Ma di cosa stiamo parlando? Silenzio. Questa è colpa tua che hai inserito questo discorso, perché poi alla fine. La posizione è ben definita. Tu continui a sostenere quello che dice Gavi. In parte, non tutto, ma in parte sì. Ma cosa vuol dire? Ma cosa devi fare? Scusatemi, è già chiusa nel mio compasso cerebrale la partita Roma-Cagliari, è archiviata. Io devo. Bravo. Adesso parliamo del fatto che abbiamo il Sassuolo e la Fiorentina. Questo è da parlare adesso. Parliamo di altro. Guardiamo all'avvenire, si direbbe in politica, e al problema. Che facciamo con Sassuolo? La domanda a 100 milioni di dollari è: meglio sfidarli con la primavera o con molti della primavera, però, e risparmiarci per la Fiorentina? Punto di domanda. Questo è un grande dilemma. Bravo il dilemma. Noi ci affidiamo anche alla saggezza, all'esperienza dell'allenatore. Io non ho mai messo, come tu sai, in discussione le prerogative di questo allenatore. Conosciamo il suo passato e ha dimostrato di essere un grande allenatore, un grande motivatore, che lui anche rispetto ad altri allenatori passivi, lui è anche un grande. Sono tutti pregi che ha. Ora, noi ho detto guardiamo al futuro, noi dobbiamo salvarci. È chiaro, adesso abbiamo 2 partite. Un in Coppa Italia, dove probabilmente, io credo che lui metterà qualche ragazzino che potrebbe, della primavera, essere al limite utile anche per la rosa, perché è una rosa lui limitata. Non è che fai un esperimento, prova un giocatore giovane, metti che va bene, lo metti anche nella squadra grande. No, ma lui ha anche una cultura nella cumme, nel senso cioè di finalizzare bene anche le particolari tecniche, probabilmente andrà a scegliere alcuni giocatori che secondo lui potrebbero servire anche per la rosa, ecco, della squadra grande, e credo che farà questo. Detto ciò, io sono d'accordo con te, anche con Roberto, quando voi dite che il direttore tecnico si sta impegnando per allargare la rosa. È vero, va dato atto al direttore tecnico, ha portato Lovatti, se non vedo, Cordaniga, questi ragazzi, si sta tentando di portare un attaccante e un altro centrocampista. Io mi auguro che la rosa possa essere più qualitativa. Credo che siano giocatori che ha richiesto indubbiamente l'allenatore, e pare questa volta che il presidente voglia secondare, ecco, l'esigenza dell'allenatore, che poi le esigenze dell'allenatore si riverberano anche nella salvezza al limite. E quindi noi abbiamo domenica una partita difficilissima. La Fiorentina, signori,
è una grossa squadra, sappiamo, è una grossa squadra, e quindi è necessario appunto avere la massima attenzione. È necessario che il Cagliari continui questa reattività agonistica, questa determinazione. Però, caro Gennaro, però è necessario che dopo queste cose che te sto dicendo, che tu hai portato all'attenzione nelle premesse del battito, però arrivino, ecco, la mia preoccupazione, anche dei punti. Perché è vero che il Cagliari gioca meglio delle precedenti partite dove c'era molta passività, però la fecondità, la concretezza dei gol che possono coltivare, no, la speranza della salvezza non c'è. È qui che c'è la scommessa del futuro della squadra. Bene, bene, allora noi ringraziamo il Centro Sportivo Bonaria in Via Ravenna Cagliari che ci ospita in questa bellissima location al Calduccio, mentre tu vuoi ringraziare tutti gli amici che ci hanno realizzato, che ci hanno aiutato a realizzare questo progetto. E saluto anche Alessandro. Ciao, bello mio. Ciao, ciao, ciao. Devo andare a Londra, ma è vero che Pianeta Spedizioni mi fa trovare il bagaglio direttamente in camera d'albergo? Assolutamente sì. Grazie a Pianeta Spedizioni si viaggia liberi e leggeri. Da 30 anni Pizzeria Rosanna ci delizia con le sue prelibatezze. Fritto napoletano, bruschette, pizza integrale. Servizio a domicilio e pizze da asporto. Piazza Santa Maria 1, quarto Santa Elena. Dove trovare il più vasto assortimento di articoli per la termoidraulica? A Quarto, da Piras e Sarrizz. Uno showroom con una vasta gamma di articoli. Bombole GPL, combustibili, gas tecnici Albini, barbecue e articoli da campeggio. Effettuiamo consegne a domicilio. Termoidraulica di Piras e Sarrizz. I can do that. Enoteca Wineria Sant'Elena. Vini, distillati e prodotti tipici sardi. A pranzo o cena vieni a degustare le nostre specialità. Inoltre idee regalo e prodotti di nicchia. Siamo a Quarto Sant'Elena in via Diaz 37. Wine is always a good idea. Profumeria L'Orchidea Blu. Tutti i profumi delle grandi marche. Tutto per il tuo make-up e la cura della persona. Inoltre tante idee regalo. Vuoi presentarti al meglio in ogni occasione? Vieni a trovarci. Siamo a Quartuccio in via Rosselli 31. Tabaccheria Marci Giovanni. Slot, ricariche, pagamenti bollettini, lotterie istantanee, articoli fumatori. Tabaccheria Marci Giovanni. Viale Colombo 19. Quarto Sant'Elena. Eccoci qua, siamo rientrati con la gradinata sport. Permettetemi ovviamente di ringraziare tutti gli amici di Facebook che indubbiamente con le loro condivisioni, con i loro mi piace, stanno tenendo su queste trasmissioni, la gradinata sport per la strada, e poi speriamo che ci saranno altre sorprese, ma ci teniamo ancora a profilo basso, aspettiamo, ma nel frattempo è solo grazie a voi che si raggiungono le migliaia di visualizzazioni. Quindi grazie, grazie a tutti quelli che lo stanno facendo, e unitevi a questa grande famiglia di questa pagina Gennaro Longobardi, che ormai ci siamo, manca pochissimo e toccheremo, pensate voi, 33.000 follower, ed è una bella notizia per tutti ed è un grande ringraziamento che voglio fare io a voi. Ci siamo quasi, mancano pochissimo e poi festeggeremo insieme i 33.000 di questa pagina fatta di bella gente, allegra, simpatica. Insomma, dovete visitarla per leggere anche i commenti, per capire quanta bella gente c'è in questa pagina. Allora, Franco, arriva il Sassuolo e poi c'è la Fiorentina. Come la mettiamo, nome? Prima di tutto devo dire un'altra cosa, mi sono dimenticato. Perché ieri il Cagliari non meritava di perdere. Doveva vincere la Roma. Perché la Roma, se perdeva col Cagliari, era finito. Era una cosa su una vergogna. Ecco perché Mourinho gli stava avvenendo un collasso. Preoccupate a dir poco, Mourinho era furibondo. Io non, cioè, l'ho guardato, gli ho detto, ma quest'uomo veramente sviene, mentre Mazzarri continuava a rimanere lì immobile a cercare di incitare la sua squadra, l'altro era disperato. Quindi chi è che aveva paura, il Cagliari o la Roma? Era la Roma che aveva paura, non il Cagliari. Ma c'era l'arbitro che li ha aiutati un po', molto. Poi voglio dire, per la partita con la Fiorentina, il Cagliari assolutamente deve vincere quella partita, se mettiamo un po' il posto buono. Allora Gavino, ascolta me,
Sassuolo e poi Fiorentina. Chi mettere in campo per il Sassuolo, visto che comunque è una partita di Coppa Italia, va onorata? Diciamo noi, io penso che sarà automatico nella mente di Mazzarri mettere un po' quelli della qualcheduno della primavera, giovani, no? Dunque, come ha detto Marco, che poi magari vengono proposti anche in, diciamo, nella rosa titolare del Cagliari. Dunque, no. Per quanto riguarda la partita contro il Sassuolo, ripeto, io penso che sia giusto onorare la maglia contro il Sassuolo. Dunque, non è la maglia, comunque. Per quanto riguarda invece la partita contro la Fiorentina, quella sicuramente è una partita importante, in cui il Cagliari, con le prestazioni di ieri e di queste due partite, abbiamo visto che, come ha detto Marco e tanti, come pensano come me, che è un Cagliari reattivo. Dunque, se è vero che sta giocando bene, automaticamente tu devi, giocando bene, devi portare il risultato più acquisibile, più positivo, è quello di una vittoria. Dunque, noi contro la Fiorentina dobbiamo giocare per vincere, chiaro, no? Allora, Sassuolo e Fiorentina. Allora, speriamo adesso, importante questo... Silenzio! Queste partite, diciamo così, perché servono veramente i punti importanti, perché dobbiamo completare questo campionato e salvarci. E mi raccomando soprattutto una cosa: in Coppa Italia ci vuole una concentrazione unica, dobbiamo stare attentissimi, perché la Coppa non dobbiamo farcela sfuggire, la dobbiamo portare a casa, perché sta bene assieme alle altre, sta bene, capito? E quindi è importante che il Cagliari si impegna a vincere e giocare bene, una bella squadra in campo. Ormai adesso Mazzarri ha capito bene come funzionano le cose, tutto quanto. È un allenatore che adesso i giocatori ce li ha, e sono giocatori anche, diciamo così, forti, di qualità, e tutto bene. E forza Cagliari sempre, noi tifosi ci siamo. Oh, bravo. Allora, Sassuolo e Fiorentina però. Tu cosa faresti? Metteresti... chi schiereresti? Cagliari, perché chi perde è fuori. Quindi... qui c'è il problema, che abbiamo pochi giocatori. Giocarsela. Deve giocare. Tu dici di giocarla? Ma lei in Coppa Italia se la deve giocare. Capito, ma siccome abbiamo pochi giocatori, poi con la Fiorentina... Quasi tutti. Appunto. Ma tu dici, io metto la formazione titolare. In Coppa Italia. No, anche i ragazzi della primavera. Metti i ragazzi della primavera e si apposta. Poi per la Fiorentina idem. Se la deve giocare. Allora, noi intanto salutiamo Nicola, salutiamo Enzo e poi Italo e tutti gli altri che non sono potuti venire per vari motivi che non siamo qui a elencare, ma stanno tutti bene. Questa la prima cosa che bisogna, dice, quando uno manca, dice, che è successo? Stanno tutti bene, stanno tutti bene. Per fortuna loro e per fortuna di tutti, stanno tutti bene e in salute. Prego. Io volevo finire in bellezza, perché siccome c'è Valerio, ha fatto un lavoro, ha fatto un lavoro serio. Serio? Un lavoro straordinario settimana, ha fatto un sondaggio al mercato, lui lavora al mercato, sì. Aspetta poco, fammi finire di te lo spiegare. Una cosa bella. Da casa. Ha fatto un lavoro straordinario, scusate. Ha fatto un sondaggio in quel reparto rinforzeresti il Cagliari. Attacco, centrocampo, difesa. Lui ha fatto un lavoro eccezionale, lo ringrazio perché ha dedicato. Beh, posso concludere un attimo, perché poi devo dire una cosa sulla Coppa Italia, sulle Fiorentina, Cagliari Fiorentina. Dunque, lo ringrazio, adesso dirà i numeri di queste persone, che spero che siano numeri positivi, perché io ho un presente in me, per cortesia. Io ho fatto lui, Valerio. Lui, penso, per cortesia, questa è una cosa seria, perché questa volta si è dedicato a me. Stai ridendo, non è un buon segno. Se stai ridendo, non è... Comunque, vediamo i numeri, che poi mi alzo io dopo. Allora, per chi sta, per gli amici che ci guardano, perché gli amici che ci guardano, aspetta un attimo, devo spiegare. Allora, molto tempo fa Roberto, avendo bisogno di una persona che lo aiutasse, diciamo che sulla carta decise di promuovere Valerio, l'uomo che ride sempre, per fortuna, beata te, promuoverlo segretario. Oh, ma no, prima era segretario Gavino, che fallì miseramente. Dopodiché il ruolo passò a Valerio.
Ora lui gli ha dato un incarico. Sì, un incarico l'ha fatto proprio, però sono preoccupato che questa risata non è buon segno. Sentiamo, l'incarico era questo. Roberto gli ha detto: Valerio, vai al mercato di Cagliari. A gennaio, in quale reparto? Ma se vuoi parte messaggiato. San Benedetto. Non ho capito. C'ha un sacco di clienti lui, un sacco di persone, lui ci lavora da più di 50. Sentiamo il sondaggio. Allora, ho intervistato due signori, una signora e un ragazzo, e mi hanno detto che il Cagliari deve acquistare due giocatori al centrocampo e in attacco. Va bene, quello che diciamo noi. Sondaggio, chi sono queste persone? Quali persone? Posso alzarmi? No, lui me l'aveva promesso. Che sondaggio? Io sto parlando seriamente. Sondaggio era questo. Questo è un sondaggio. Sondaggio, non sono numeri, questi sono numeri per farti ricoverare in manicomio. Sono due persone. Due persone, allora stiamo valorando quello che dico io. Non è un sondaggio, fare più è un persone. Mezzo fallimento questo. Quante persone dovevi fare? Almeno una ventina. Due persone. Due persone, stavi a nel salento, tu sai. Ma che sondaggio è questo? Per carità, per carità. Ma che sondaggio è? Ha intervistato due persone, almeno 10. Beh, un sondaggio è almeno una ventina di persone. Ma lui si mette a fare 20 persone, Valerio. Ma io credo che abbia, non è vero, io credo che abbia il carisma, sì, la personalità, la cultura, la intraprendenza per poter interloquire e arrivare a un sondaggio che dia dei risultati, un sondaggio che dia un risultato. Comunque anche le due persone, dalle cose che si evince, sono nella stessa nostra lunghezza. Reparti, lascia perdere i reparti. Che reparti? Ero fuori dal mercato io. Che reparti nel sondaggio? Centrocampo e attacco. Okay. Sì, infatti. Anche le due persone concordano, ma è vero. Buono, Roberto. Ma scusate un attimo, la porta. Scusate. È un fallimento questo sondaggio. Sì, a quanto pare sì, però stai sticando anche tu. Ma scusa, poi tra l'altro, se dobbiamo dirla tutta, il sondaggio che ha fatto Valerio non è stato neanche all'interno del mercato. Era fuori al mercato. Due avventori che si recavano al mercato per appunto acquistare, certo, due, lascia perdere. Comunque il problema, lui è una verità. Ora noi siamo contenti della campagna acquisti, però obiettivamente, no? Scusate, obiettivamente è ancora carente sia a centrocampo, se vogliamo dare qualità, è un attaccante, è indispensabile. Il sondaggio cammina, anche le due persone sono nella stessa nostra lunghezza. Adesso mancherà Pavoletti, obiettivamente, sarà squalificato. Non c'è una riserva che abbia qualità per sostituirlo. So come cercherà, non parlo adesso dall'attacco, perché lì nei capisaldi difensivi, caro amico, il Cagliari è un po' tranquillo, è solo che a centrocampo, perché probabilmente andrà via Nantes, probabilmente, io ci metto un avverbio, potrebbe andare via, e quindi si porrà il problema. E poi c'è da sostituire in caso di assenza per infortunio, per squalifica, Pavoletti, e quindi si pone la necessità, e ove però, attenzione cari amici, che sia un attaccante possa essere determinante per la salvezza. Bene, allora a questo punto cosa resta a dire? Ci vediamo lunedì prossimo, grazie a tutti e forza Cagliari sempre!